È durata circa un'ora la visita del principe Alberto II di Monaco qui al santuario dell'Averna, una visita strettamente privata che ha ripercorso i luoghi che nel 1968 visitò proprio sua madre, la principessa Grace. Sì, sì, un'emozione grande perché allora siamo a ridosso delle stimmate, quindi c'è già l'emozione per questo. Ecco, però come vengono tanti pellegrini, ogni pellegrino in qualche modo è un figlio del Gran Re, direbbe San Francesco, e così siamo anche lieti, ecco, sì, di accogliere Sua Altezza Serenissima. Credo che oggi sia un giorno storico, come è l'anno storico, che siamo all'ottocentenario delle stimmate, come il 17 ci sarà questa firma dove il Comune di Chiusi Laverna con il Comune di Assisi, i due sindaci, firmeranno il patto di amicizia, il patto di amicizia tra i due comuni. Il principe ha visitato la Cappella delle Stimmate. Quest'anno ricorrono gli 800 anni da quando San Francesco le ricevette nel Monte Sacro e il refettorio dove ha potuto vedere la foto della madre, la principessa Grace, che nel 1968 visitò il santuario assieme alla figlia Carolina. Sì, è molto emozionante per me vedere questo luogo assolutamente straordinario e di vedere in quest'anno per questo anniversario, quest'anno anniversario dell'800 anni e di vedere le vere tracce della visita della mia mamma e della mia sorella 56 anni fa, ma è veramente una visita molto breve ma molto, molto significativa e molto emozionante per me. La visita in terra aretina proseguirà quando il sovrano domani visiterà il borgo di Rondine, cittadella della pace, per incontrare i giovani della World House, futuri leader di pace. Con il Principato di Monaco abbiamo un rapporto ormai da alcuni anni perché loro fanno tante azioni di cooperazione, di sostegno a progetti di pace e dell'ambiente, per cui il principe è anche un campione in questo senso di impegno. Poi questo fatto del 1968 della principessa Grace Kelly che venne alla Verna, che io incontrai, e quindi io l'ho fatto presente, diciamo, nei rapporti, e questa cosa ha sicuramente incuriosito tantissimo. È stato un elemento fortissimo in più perché questa visita a Rondine partisse dalla Verna, e quindi direi che è l'ideale, perché la Verna è una radice di Rondine. Noi siamo qui perché nutriamo da decenni ormai l'esperienza di Rondine, del messaggio di pace che qui nasce. E proprio sui venti di guerra che ancora soffiano anche nel cuore dell'Europa, il principe ha risposto così. In our day and time dobbiamo cercare di mantenere la nostra mente aperta, ciascuno rimane nelle proprie posizioni senza voler ascoltare quelle degli altri, dobbiamo invece costruire nuovamente la capacità di aprire la nostra mente. San Francesco sia da esempio.